come Olbia a Trottola. L'Olbia a Trottola è un contenitore da vino di tipologia molto particolare, ritrovato in provincia di Parma, nella Valceno, in diverse tombe di rituale celto ligure. La sua forma singolare a trottola ricorda quella di uno di Arno Decanter. Serviva a muovere, facendolo girare, il vino locale che, essendo ricco di tannino, se non veniva adeguatamente ossigenato, legava in bocca, risultava allappante, come ricorda l'autore latino Plinio il Vecchio nella sua opera Naturalis Historia. Mentre greci, etruschi e romani tendenzialmente conservavano il vino in anfore, mantenendolo corposo e resinato e consumandolo anacquato e talvolta caldo, i Celti e i Germani bevevano il vino puro e non resinato e neppure anacquato. Conseguentemente, il mondo mediterraneo tendeva a utilizzare come vasi cotori, vasi da cui bere, coppe ampie, come la Pyrrhix o il Cantharos, che permettevano di assaporare meglio gli aromi sprigionati dal levante. L'Europa barbarica invece preferiva bere il vino in bicchieri alti e stretti che riducevano l'evaporazione. Il modo medievale e moderno di bere il vino discende quindi dal lento convertirsi del mondo romano ai gusti cosiddetti barbari, già nel corso dell'età imperiale. Ed è anche per questo che, pur identificando i vitigni originari, non è facile immaginare il vero gusto dei vini del mondo classico. E anche nel Parmense l'influenza celtica definì e cambiò le modalità di consumo del vino. L'uso di bere il vino alla gallica, cioè puro, con le invasioni germaniche, si diffuse fino a diventare la regola e a condizionare i nostri usi ancora oggi.